<laughs> two, goals, uh, two goals, in the last three matches. Uh, good performances with you for you. Uh, yeah, uh, last uh, three matches. Uh, of course, we have had like um, difficult uh, situation uh, that we have lost two games and just uh, one winning last three. But uh, yeah, the scoring uh, is uh, started uh, now. Sì, ehm, abbiamo, abbiamo vinto la prima partita, poi non sono, be non sono andate bene le altre, eh, però adesso so, ho iniziato a segnare e sono contenta. Eh, what about uh, Brescia, the next, uh, the next match for uh, Verona, and uh, a comment uh, if you remember the, the, the last match with Brescia? Uh, yeah, we know that uh, Brescia is, uh, is really really hard team. They are playing really hard and they have like uh, good individuals and also they are playing really well to, together like a team. And of course they are in the second of the league, so it's gonna be a tough game. Sì, eh, il Brescia è sicuramente una squadra difficilissima da affrontare perché hanno delle individualità mostruose e poi a livello di, di squadra giocano molto bene e quindi dobbiamo prepararci al meglio per questa partita. Olso eh, Verona eh, ha to, uh, yeah, uh, like so to be a team per la prossima partita. Sì, ovviamente. e possiamo sfidare ogni team in questa league se giochiamo come una squadra, quindi dobbiamo essere una squadra. Sì, dobbiamo possiamo battere tutte le squadre in questo campionato se giochiamo da squadra. Quindi direi che è il caso di farlo. Emma uh, Rica Anula ha said Verona has to play uh, like a team against Brescia, la Brescia with uh, a lot of important individuals. Yeah, I completely agree. Um, we've shown a few times this season that we can do it. Um, Florentino obviously being the main game where we we stuck together as one one squad one team on and off the field and and the result showed for it similar to Tavinyako we we stuck together as a team again showing how much we've grown and unfortunately the result didn't show for it so this is the final game of the season and another perfect opportunity to show how much we've grown um and how how well we can hopefully get a result Sì, sono perfettamente d'accordo che dobbiamo giocare più come una squadra, l'abbiamo fatto a Firenze contro la Fiorentina e l'abbiamo fatto similmente contro il Tavagnaco. Essendo l'ultima partita del campionato è l'ultima volta che possiamo dimostrare che siamo capaci di farlo e vogliamo farlo. Emma, il um, tuo commento su uh, Brescia e come stai allenando in questo giorno per una partita? We're looking as, as a squad, what can we do together to make sure that, that we stay organised, we stay disciplined, uh, and we all know what our roles and responsibilities are. We know what Brescia are like, we played them um, already, and, and obviously they're a very strong team who are also looking to, to win the championship. So, you know, we just want to go out there and, and, and give the best account of ourselves by being really organised as a team. Sì, sappiamo che sarà una partita importantissima perché eh, loro si giocano il campionato. Noi dobbiamo, eh, come ho detto prima, giocare unite come squadra e essere molto organizzate. Solo così eh, potremo riuscire a vincere. You never score in this year, correct? Sì, questo è vero. Non ho ancora scelto Training a few, ma non lo troviamo. È una buona opportunità. Sì, ovviamente, tutti vogliono scelto.